Come ho trovato lavoro grazie a TikTok? Come ben sapete, io ci metto la faccia in tutto ciò che faccio, partendo dal presupposto che io ho iniziato a fare video comici, quindi indossando una parrucca, e poi dopo mi sono sbilanciato a fare video dove parlo di finanza, video dove parlo di guadagnare online, lavorare online e quant'altro. Questo mi ha portato ad aprire comunque tantissime altre porte, ok? Se prima magari la mia fonte di entrata era solo quella di fare video comici e fare spettacoli live, attualmente le mie entrate sono andate ad aumentare con l'avvenire di questo secondo canale, ok? E vi voglio raccontare quello che ho fatto ultimamente, come sono riuscito a trovare lavoro grazie a TikTok. TikTok, come ben sappiamo, è una piattaforma che ci dà tantissima visibilità. Qualunque cosa tu faccia, qualsiasi lavoro tu svolga, devi sapere che TikTok ti dà veramente una grandissima visibilità ed è una fonte che può permetterti di ottenere tantissimi clienti. Da circa 2 mesi a questa parte mi sto formando e mi sono formato per la creazione di siti web e e-commerce online. E nel frattempo che imparo e metto in pratica tutto quello che ho appreso da videocorsi vari che ho acquistato, mi sono messo comunque in gioco, creando magari degli e-commerce gratis per qualcuno, un sito web per qualcun altro, realizzando dei video su TikTok dove io vado a mostrare i lavori che faccio. E senza che io me l'aspettassi, cosa è successo? Che su TikTok, mentre facevo questi video, quando mostravo quello che facevo, mi sono presentate delle persone a chiedermi informazioni. E una di queste è diventata un mio cliente. E infatti gli sto creando già il suo sito web. Si tratta di un parrucchiere che semplicemente non mi conosceva nemmeno grazie al mio primo canale, ed è questa la cosa che mi ha fatto riflettere. Mi ha contattato e mi ha detto: io sono interessato a creare un sito vetrina. Fammi sapere più o meno un prezzo orientativo, no? Un preventivo. Abbiamo fatto 2 chiacchiere e gli ho fatto il mio prezzo. Lui ha detto: ok, sì, mi interessa, procediamo. E attualmente mi ritrovo che il sito è quasi già completo. Ci sto lavorando da circa 3-4 giorni. Ve lo mostro. Questo è WordPress dove sto lavorando e sto creando un'altra sezione che si chiama Servizi. Vi faccio vedere il sito che si chiama Milli e Pie Parrucchieri. Sto lavorando a questo sito e ho già quasi finito, si può dire. Io ho creato anche un logo e quindi ho fatto un unico prezzo per tutto quanto, ed è questo il sito come sta avvenendo. Qui ho messo tipo una GIF per rendere un po', diciamo, più dinamica la home page, più bella. Qui sotto gli ho messo queste 3 colonne e penso sia abbastanza carino. Penso che sta avvenendo veramente bene. Dicono di noi e poi qui le foto del salone. Qui in basso gli ho messo una mappa con vienici a trovare, orari di apertura e quant'altro. Sono andato a creare la pagina galleria, questa sezione qua, gli ho messo tutti i risultati dei loro clienti, mi sono fatto mandare le foto dei risultati che hanno ottenuto. Qui di fianco c'è il tasto prenota appuntamento, dove possono prenotare, diciamo, il servizio che vogliono i clienti. Devo ancora creare la pagina. No, contatti, se non sbaglio, l'ho fatto. Ok, contatti c'è. L'ho creato in questo modo, sempre mettendo la mappa con l'indirizzo e quant'altro. La pagina chi siamo è ancora vuota, la devo ancora creare. E la pagina servizi la stavo facendo, ok? E l'ho creata per adesso in questo modo. Ho deciso di fare così, magari qui in mezzo metterci tutti i vari servizi che offrono. Ho voluto condividere con voi questa cosa per farvi capire che io non avrei bisogno di mettermi a creare siti web per qualcuno, perché il lavoro che faccio già mi permette di campare e di campare pure bene, va bene? Il punto è che io ho sempre voglia di fare, ci metto passione in tutto ciò che faccio, quindi avendo la curiosità di voler imparare sempre più cose, di voler approfondire, di non stare sempre fermo, questa cosa mi permette di andare oltre il mio lavoro, oltre a ciò che guadagno, e quindi dare valore e dare importanza a quello che amo fare. Mi ci sono messo sotto. Mi sono messo a imparare come si creano e-commerce con Shopify, come creare siti web anche con WordPress. Ne ho fatto tantissima pratica, ho guardato tantissimi videocorsi e questo mi ha permesso di generare soldi da zero grazie ad un'altra professione che non rientrava nelle mie cose. Ed è questa la cosa che più mi fa riflettere, perché lì fuori ci sono tanti ragazzi che dicono: ma io cosa posso fare? Cioè, io voglio fare qualcosa, ma da dove inizio? Il punto non è da dove inizi. Il punto è: vuoi iniziare? Il punto è proprio questo. Devi avere voglia di fare. Se c'è voglia di fare, allora inizia da qualsiasi cosa. Poi da cosa nasce cosa? Io sono nato col mettermi una parrucca in testa, facendo spettacoli comici, che tuttora quella professione mi rende felice. Io quando vado a fare gli spettacoli comici, io sono la persona più felice del mondo. Sto benissimo. Ed è il lavoro più bello del mondo per me. Successivamente ho avviato quest'altro percorso. Non guardo alle visualizzazioni, so che scendono e so che salgono le visualizzazioni. So magari come muovermi per creare servizi, prodotti e come riuscire a guadagnare in un altro modo.
perché tante persone si focalizzano sulle visualizzazioni di canali YouTube, ma non è quella la cosa più importante. Infatti ultimamente sto scarseggiando con le visualizzazioni, ma non è un qualcosa che mi va a frenare, ok? Perché io do priorità alla cosa che amo fare. Questo video lo sto realizzando perché mi piace fare questo video, punto. Mi piace condividere con voi quello che sto facendo e, come vedete, condivido con voi su YouTube un lavoro che io sto facendo per qualcun altro, per un cliente che mi sta pagando, e quindi non per forza i soldi devono uscire dal mio canale YouTube. Ritornando a noi, se hai voglia di fare le cose, le fai, mettiti in gioco, cerca un qualcosa che magari ti appassiona un pochino, ti incuriosisce, approfondisci. Il fatto di dire non so cosa fare, a parer mio, è una scusa. Abbiamo internet, che è un mondo di informazioni. Detto questo, non voglio farvi una testa di chiacchiere. Detto questo, mi fa piacere se magari qui sotto nei commenti mi racconti un po' la tua esperienza, che lavoro fai, che lavoro vorresti fare, cosa ti piace fare. Mi piace confrontarmi, magari possiamo creare una collaborazione, possiamo fare qualcosa insieme, non si può mai sapere. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, per non perdere i prossimi video. Lascia un like se questo video ti è piaciuto e non ti dimenticare di seguirmi su Instagram, che attualmente ho la spunta blu e quindi non puoi sbagliarti, mentre prima tante persone venivano truffate perché c'erano tanti account fake. Quindi ti aspetto pure su Instagram e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao.